Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di PEC to SAP e tecnica NUS, due tecniche a confronto per la cura chirurgica del pectus excavatum. Lo faremo insieme al dottor Calogero Porrello, che ancora una volta è in collegamento con noi da Riolo Terme in provincia di Ravenna. Buonasera, dottore, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti voi e buonasera agli ascoltatori. Grazie per l'invito. Grazie a lei, dottore. Quindi, pectus excavatum, dottore, di che cosa si tratta? Allora, è una malformazione toracica, in particolare del torace anteriore, che è dovuta a un'eccessiva crescita della gabbia toracica. Un'eccessiva crescita, in particolare le cartilagini peristernali, un'eccessiva crescita di questa componente cartilaginea provoca due difetti. Il primo, che è più frequente, è il pectus excavatum, il secondo è il pectus carenatum. Il pectus excavatum non è altro che un'introfessione dello sterno dentro il torace, il carenatum è un'estrofessione dello sterno al di fuori del torace. Una inadeguata crescita della gabbia toracica provoca altri difetti, difetti come sindrome di Pollard, difetti sternali, ectopia cortis. Ecco qua, come si fa a valutare la gravità di un pectus excavatum? Abbiamo un indice che si chiama indice di Haller, misurato su una TAC. Su una TAC è il rapporto tra il diametro trasversale e il diametro praticamente antero-anteriore tra sterno e colonna vertebrale. Un indice di Haller pari a 2,5 è un tipico petto normale, da 3, 2 in avanti può essere già definito un pectus excavatum grave. Ecco, un pectus excavatum, per valutarlo occorre un attacco del torace con calcolo indice di Haller, un indice di Haller, un'ecocardiografia per verificare se l'aspetto cardiaco è compromesso dalla compressione del difetto, o la testa del test della funzionalità respiratoria può essere dovuta appunto a una compressione del parenchima polmonare. Andiamo avanti. Questa è una visione empirica attraverso due foto per capire la gravità nel caso a sinistra è un indice di Haller 4,2, a destra invece un indice di Haller di 2,8. L'obiettivo di questa piccola dissertazione qual è? È quella che vorrei mettere a confronto due tecniche. La prima, che è più datata e ha più di 30 anni, che ha messo a punto il professor Nuss, tecnica di Nuss, che ora vi spiegherò che cos'è, è la nuova invece tecnica di nuova generazione, pectus SAP, definita anche a trazione esterna con barra extratoracica. Quindi le due differenti tecniche differiscono non per l'obiettivo finale, che è correggere il difetto, ma la tecnica di NUS prevede l'inserimento della barra metallica dentro il torace. Invece la tecnica a trazione esterna, la placca metallica è posta al di sopra del torace, quindi non dentro il torace. Questo è fondamentale per capire la differenza tra queste due tecniche. Quindi questi sono dei disegnini che si possono trovare benissimo in web, che descrive la procedura secondo l'US. Come vedete, si inserisce la placca all'interno attraverso un'incisura laterale del torace, si attraversa il mediastino, quindi si passa davanti al cuore e dietro lo sterno e si esce dall'altra parte. Questa è per spiegare, non è semplice capirla, però come si vede c'è una placca che entra dentro lo spazio intercostale da un lato del torace e esce dall'altra parte. Poi questa placca convessa, lunga più di 30 centimetri, viene ruotata, e quindi in modo che la parte convessa di questa
di questa barra spinge il difetto verso avanti. Ecco, questa, come si vede in maniera stilizzata, come si attraversa lo spazio. Ecco, quindi la barra viene passata sotto lo sterno davanti al cuore per poi servire da guida per introdurre la placca più grande. Ecco, praticamente il paziente viene infissato da una parte all'altra, e questo, chiaramente, questa è la tecnica con la barra intratoracica. Ecco, queste sono delle immagini, vedete l'incisione laterale a sinistra e la visione invece endotoracica, il polmone sotto e il difetto sternale sopra. Ecco, questa è un'altra immagine endotoracica, quindi per spiegare meglio il fatto che la barra passa davanti al cuore, quindi diciamo anche c'è una componente di un certo rischio in mani poco esperte, in mani esperte non c'è assolutamente alcun rischio, per attraversare appunto sia il torace destro sia il torace sinistro a polmoni collassati. Ecco, finita la procedura, il paziente si trova in questa situazione, la placca con la parte, concava ancora verso l'alto, poi viene ruotata verso il basso per spingere il torace verso l'alto. Poi la placca viene inserita dentro, sopra il piano costale, e l'intervento finisce qui. Quindi la cosa, per chiudere con la tecnica chirurgica secondo la procedura NUS, la placca, quindi la grande differenza tra questa che sto per descrivere e la tecnica NUS è quella che noi adesso con la nuova procedura Pectus Up di nuova generazione o attrazione esterna, noi dentro il torace non entriamo, noi fissiamo la placca e la trazioniamo, come vedremo nelle prossime diapositive, dall'esterno, mentre nella tecnica di NUS c'è una spinta dall'interno. Benissimo, questa placca, come si vede da questa immagine, infatti Pectus Us Injection, la placca si pone sotto i muscoli e sopra lo sterno, e sopra lo sterno viene avvitata una rotellina con 5 viti che servirà per trazionare lo sterno. Ecco qua, questa è la rotellina di circa 2 cm di diametro con 5 fori, si usano delle viti con delle circonvoluzioni abbastanza estese per fissare bene lo sterno. Questa placchetta di acciaio ha la capacità di trazionare più di 25 kg di peso, quindi le viti hanno una capacità di trazione eccellente. Quindi questa è l'immagine con la placca avvitata. A questo punto si innesta il kit di rotazione, quindi una vite che acchiappa la rotellina e la tira verso l'alto, quindi tirando il difetto sternale verso l'esterno. Nella NUS invece spingeva dall'interno verso l'esterno. Noi con questa nuova tecnica, molto meno invasiva, che non è paragonabile a quella nella maniera più assoluta, noi questo è ovviamente il rischio diciamo chirurgico è completamente più basso. Ecco, questa è la placca già fissata che poggia sulle coste laterali. Ecco, questo è il meccanismo di trazione, cioè quindi avvitando questa vite praticamente noi trazioniamo lo sterno verso la placca che poggia sulle coste laterali. Ecco qua, questa è un'altra visione, quindi avvitando questa rotellina trazioniamo lo sterno verso l'alto. Ecco, questo è un paziente che io ho operato con questa tecnica chirurgica. Questa è l'immagine TAC, quindi diciamo che è un difetto particolarmente grave, 4.2 di indice di Adler. Queste sono degli studi con un particolare software che io in particolare ho messo a punto, che studia i diametri ed l'entità del difetto che devo correggere. Sempre questo software studia lo spessore dello sterno, studia la densità ossea, è il punto esatto dove io devo avvitare
le cinque viti che devono trazionare lo sterno. Da questo studio analitico, attraverso questo software, noi definiamo la lunghezza della placca, la lunghezza delle viti e la lunghezza delle viti centrali più due viti di fissaggio laterale, che ora vedremo nelle prossime diapositive. Questa sembra un'immagine tridimensionale del difetto. Ecco, questo è il difetto prima dell'intervento. Nella prossima diapositiva abbiamo il difetto corretto. Quindi è stato un risultato eccellente, eccellente, con la nuova tecnica messa a punto da chirurghi spagnoli e da me, che sono l'opinion leader di questa nuova tecnica. Ecco, queste sono delle immagini: si fa una piccola incisione anteriore, si fa la tunnellizzazione per piazzare la placca, si avvita la placca avvitata, si innesta la vite centrale per attuare la trazione. Ecco, si avvita con una chiave per cominciare molto lentamente a trazionare lo sterno verso l'alto. Quindi nel momento in cui la rotellina attaccata allo sterno tocca la placca, questa viene avvitata e l'intervento praticamente è finito. Ecco, questa è l'incisione cutanea di 4 cm per attuare chirurgicamente con la nuova tecnica di back to soft, cioè attrazione esterna con barra extratoracica. Questa è la nuova e questo è il risultato eccellente, ovviamente, di un altro paziente. Grazie per l'ascolto. Grazie a lei. Importante sottolineare due cose importanti: che la nuova tecnica è molto meno dolorosa, è molto meno invasiva, ed la rimozione della barra dopo circa 2 anni avviene semplicemente svitando le due viti e togliendo la placca. Invece della tecnica di Nuss, la placca, la barra convessa di 3 cm si pone in essere per almeno 4 anni. Quindi è una nuova novità importantissima per i soggetti affetti da questa malformazione congenita. Sì, importantissima, dottore. Io la ringrazio. Innanzitutto veramente volevo farle i complimenti per questi risultati eccellenti e poi la volevo ringraziare per averci portato, per averci parlato di soluzioni. A presto, dottore. Grazie a lei, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.